Eccoci con un altro video pazzo, perché oggi entreremo in tutte le case delle persone che ci bannano. Cosa ci nascondono? Cosa nascondono queste persone che bannano le persone a vista quando si ci avvicina alla propria casa? Oggi lo scopriremo e scopriremo tutti i loro segreti. Sono con Picchi, che mi aiuterà per fare i trucchi per entrare nelle case bannate. E dobbiamo cambiare il nostro aspetto, dobbiamo comunque camuffarci, ragazzi. Non possiamo andare in giro da Robby e Pinky, perché sarebbe troppo facile, anzi non ci bannerebbero per niente. Stavolta cerchiamo Got. Facciamo qualcuno di Got. Non lo so, mi piace fare sempre persone strane. Ovviamente Pinky non penso cambierà il suo rosa, manco morta. Ecco, adesso mettiamoci degli oggetti per fare un outfit da persona che non è Robby, quindi completamente il mio contrario. Perché mi sta venendo così buona? Ma così non la banna nessuna questa tipa, è troppo carina sinceramente. Non lo so, ho avuto voglia di farla verde, quindi devo dire che il nero col verde ci sta da morire. Ok, green Got sto scrivendo perché è interessata a questo stile. Sto cercando questo tipo di vestiti e ne spuntano un sacco fighissimi. Quindi, raga, se vi piace l'outfit, green Got su Brookhaven, trovate di tutto. Outfit fatto. Picchi, mi sembri anche tu super in forma. Ovviamente, ragazzi, non abbiamo i nostri nick, quindi se la gente clicca su di noi, abbiamo i nick completamente a caso, tipo ciccia panciccio. Ovviamente, Pinky, prima di entrare in una casa bannata, dobbiamo farci bannare, quindi andiamo un po' a farci i cavoli delle altre persone. Ho provato a prendere i Robux, ma ci metto troppo. In che senso? Con i punti, chi sono queste? Salve! Ragazzi, mi sa che qua non ci banneranno, perché c'è praticamente una specie di pigiama party riunione di ragazze. Quindi proviamo ad andare a casa di qualcun altro, tipo di San... Sono a corto di nomi, bel nome, originale. Ok, vediamo, proviamo a suonare. Suoniamo, pronto? Permesso, c'è qualcuno? Oh, sta aprendo la porta il tipo. Salve, buongiorno. Pinky, non riesce ad aprire la porta. Sposti. Ok, ci ha aperto la porta, ma non del tutto. Ciao, come posso esservi utile? Io e la mia amica siamo molto annoiate. Che ne dici se entriamo un po' a casa tua? Anche no. Ma scusami, ma perché? Che ti ho fatto? Scusa? Ma perché si comporta così? Ha chiuso pure la porta. Scusa, apri. Dobbiamo farci bannare, Pinky, in qualche modo. E poi dobbiamo rientrare qui dentro. Quindi rompiamogli le scale. Suona, suona con tutta la forza che hai. Entriamo con Lettino. Hai ragione. Diamogli proprio fastidio. Dobbiamo farci bannare in qualche modo. Quindi mettiamo anche il Lettino e entriamo dentro. Ah, brava Pinky, l'abbiamo messo tu. Mamma mia, sei troppo veloce. Sei troppo veloce per i miei gusti. Ok, vediamo se riusciamo ad entrare. No, l'hai perso però storto, mannaggia te, Pinky. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Oh, è con una tipa. Ecco perché non ci voleva fare entrare. Ehi, ciao. Che ci fate qui dentro? Ups. No, mi ha bannato Pinky. Cioè sì, sono felice di questa cosa, perché così adesso possiamo provare a intrufolarci. Però questa volta dobbiamo essere meno discrete. Non entriamo dalla porta principale, ok? Bene, a quanto pare Pinky non è stata per fortuna bannata. Questo vuol dire che possiamo utilizzare il trucco per entrare nelle case. No, amo, confermo. Posso entrare. Come farete ad entrare tu e Pinky adesso che tu sei bannata, Robby? È molto semplice. Il vostro amico che non è stato bannato vi dovrà prendere sopra le spalle. Ovviamente prima ci mettiamo piccole, così possiamo essere molto nascoste. Saliamo sulle sue spalle. Magari potrà prendermi in un altro modo, però va bene, ok. E quando lei entrerà dentro, anche se sono bannata, eccoci che siamo qui dentro. Io direi, Pinky, di mettere una scala e salire dal secondo piano per spiare. Ok, stiamo salendo al secondo piano. Meglio togliere le scale, così la gente non se ne accorge. E adesso dovrà lei incastrarsi col Lettino, perché io, ragazzi, ovviamente non posso fare niente. Guarda, ti ho messo il Lettino lì, Pinky. Vai, proviamo a incastrarci. Eccoci qua. E anche se io sono sopra le sue spalle, come potete vedere, è un po' difficile, ma entriamo tranquilli. Ok, ce l'abbiamo fatta. È stato difficile, ma ci siamo. Adesso, Pinky, avvicinati alla scala e spiamo cosa sta facendo questo tipo e perché ci ha bannato. Quelli che bannano di solito è perché stanno facendo le loro cose losche, non sono amichevoli per un motivo. Quindi cosa dovrei fare ora? Non posso lasciarla. Però tu mi piaci troppo. Non devi per forza lasciarla. Io non sono gelosa se stai con lei. Ovviamente di facciata. È così sbagliato che la sto tradendo. Ma tu mi piaci troppo. Ma che te ne frega di quella? Poi ultimamente sembra che ti stia... stia più con il tuo migliore amico che con te. Dice che ti sta organizzando una sorpresa. Ma questa sorpresa sta durando
un po' troppo, secondo me. Così mi sento ancora più in colpa. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Letteralmente spiando con Pinky stiamo vedendo questo tipo che sta tradendo la sua fidanzata con un'altra. E mi fa un sacco bene questa cosa. Ecco perché banna tutti a vista da casa sua. Ha paura che qualcuno glielo vada a dire alla sua fidanzata. No, vabbè, amo. Davvero terribile. Ma poi, scusa, se vuoi, ho capito che magari non tutti hanno i Robux per prendersi un server privato, ma farlo in un server così pubblico? Comunque dobbiamo stare attenti. È appena entrata nel server. Scriviamo nella chat privata, non più su quella pubblica. Va bene. Beh, al massimo speriamo che non venga qui. Ma scusami, come fanno questi ad avere tipo la coscienza pulita? Dobbiamo fare qualcosa. Cioè, addirittura è entrata la sua fidanzata in questo server. Ma che ne so, amo. È un vero schifo. Sai cosa dovremmo fare? Visto che la sua fidanzata è appena entrata nel server, dovremmo cercare la sua casa. Sì, dobbiamo andarla a dire alla sua ragazza, esatto. Telepatiche, Pinky, non è telematiche. Chi te l'ha detta sta cosa telematica? Comunque, usciamo da questa casa il più velocemente possibile, prima che questi qui ribannano anche Pinky. E dobbiamo andare a cercare in giro la fidanzata di questo. Ora, controllando il nome del suo account, vediamo le sue amicizie e cerchiamo il nick in giro. L'unico nick che abbiamo trovato nella sua lista amici è che è uguale a, insomma, qualcuno che c'è qua nel server, è Monica Just Monica. Oh mio Dio, un terremoto. Già, questo preannuncia la fine di qualcosa. Già che il fatto che sia un terremoto a caso. Amo, mettiti grande. Non ti crederà da bambina. Hai ragione. Sono qui perché voglio parlargli e voglio raccontargli la situazione. Vediamo, bussiamo un attimo e suoniamo. Penso che quello sia il migliore amico di cui stavamo parlando prima. E questa è la sua ragazza. Ma è molto più carina della tipa di prima. L'altra era proprio una racchia. Ciao. Senti, ti devo parlare di una cosa super importante. Riguarda il tuo fidanzato. No, senti, non dirmi nulla. Ma in che senso non dimmi dove l'aspetta? Ma è una cosa importante. È una cosa che ti potrebbe cambiare la giornata. Ma preferisco che nessuna ragazza mi parli del mio fidanzato. Ma cosa vuol dire questa cosa? Ti prego, spero che capirai. Ma cosa devo Ma questa è pazza! Io voglio dire che il suo fidanzato lo vuole tradire. E quello che fa lei è bannarmi. Ma che problemi ha la gente su Brookhaven? Cioè, io non solo sto cercando di aiutare questa ragazza, tipo, eccetera, eccetera. Ora, già sono stata bannata da due case, ma la seconda non era voluta. Io volevo solo comunicargli cosa stava succedendo. E questo che fa mi banna, senza sapere cosa volevo dirgli. Bene, devo comunque entrare in quella casa adesso. Visto che mi ha bannato, visto che non ha bannato Pinky perché non si era avvicinata, dobbiamo cercare di rientrare. E in qualche modo dovrò pur comunicarglielo che il suo ragazzo gli sta facendo le corna nello stesso server. Guardate la distanza tra le case. La casa del suo fidanzato che gli fa le corna, la casa della fidanzata. È assurdo che nessuno gli dica niente. Come prima, ragazzi, ci mettiamo sopra le spalle di Pinky. Oddio, ho messato la richiesta. E entriamo in questa casa. Ok, io direi che possiamo spiare tipo da dietro questa volta. Quindi proviamo ad entrare nel retro, anche perché questa casa è molto facile da spiare. Ok, mettiamoci qui nel giardino e vediamo cosa dicono. Ah, qua dalla porta, perfetto. Ok, ci siamo messi in un punto perfetto per spiare. Ma scusami, ma si sta baciando con un ragazzo, ma non è lei la sua fidanzata, scusami. Pensavo che fosse il suo migliore amico quello. Quanto mi sei mancato. Anche tu, cucciola. Mi dispiace per Marco, ma non posso farci nulla. Vero, perché lui è il miglior amico del suo fidanzato. Cioè, ma quanto sei infame. Ma anche qua, ma è infame anche il fidanzato. Il nostro amore è troppo. Cioè, questi qua si stanno tradendo a vicenda nello stesso server. Ma com'è sta storia? Io volevo aiutare questa tipa, ma sta tradendo anche lei. Cosa devo fare? Mi sento in difficoltà in questo momento. Non so come reagire. Cosa dovremmo fare, però? Glielo dovremmo dire? Guarda, non lo so. Non sono pronto per una cosa, beh, insomma, ufficiale. E poi non voglio dederlo subito. Cioè, immagina, ma cosa sta succedendo qui? Ma signori, ditevelo subito, così almeno siete tutti contenti. Tanto vi state facendo tutti i record a vicenda. Dici che ci potrebbe... Ci prenderebbe troppo male? No, voi che dite, ragazzi? Cioè, non ho capito, ma sono scollegati dal mondo. Ma poi, ragazzi, state scrivendo in chat pubblica. Lei lo sa che ci sto fidanzando nel suo server. Cioè, vabbè, sti cavoli a sto punto, perché tanto nessuno è santo qui. La sua fidanzata lo sta tenendo col suo migliore amico. Quindi lo prenderebbe sicuramente a
sai male, hai proprio ragione. Almeno questo tipo è consapevole di quanto sta facendo una cosa sbagliata. E io che volevo dire a lei che stava per essere tradita. Adesso cosa dovrei fare, Pinky? Cioè, mi conviene più dirglielo a sto punto, visto che si stanno tradendo tutti a vicenda. Comunque, baby, non dirmi nulla, ma ho un piccolo impegno da fare. Ops, caps. Che cosa? Un impegno? Dobbiamo seguire anche questo. Guarda qua, immagina. Comunque non me ne frega niente. Io voglio dire a tutti quello che sta succedendo. È entrato un altro tipo a casa, sto vedendo. Stanno tutti spiando questi tipi. Vengo con te! Oddio, immagina che questi qua camminano in giro insieme. Il suo fidanzato lo vede e lei vede il suo fidanzato con l'altra. Assurdo. No, tranquilla, faccio subito. Questo tipo mi sembra anche lui super sospetto. Si è teletrasportato e sicuramente si è teletrasportato. Se n'è andato da qualche parte in qualche casa. Quindi Pinky, sai che cosa fare? Sperando di non farci bannare un'altra volta. Oppure sperando di sì, perché comunque lo sveglio era questo a sto punto. Continuiamo con loro, visto che dobbiamo risolvere questa storia. Ovviamente ragazzi, se scendete dalla testa della vostra amica, verrete automaticamente spinti via fuori. Ecco la casa del tipo Renz Marionetta. Ok, allora proviamo a chiedergli dell'informazione e magari se gli liberiamo del fatto che il fidanzato della tipa con cui sta, beh, sta tradendo la tipa, quindi magari si possono mettere insieme. Quindi direi di non perdere tempo e provare subito. Questa volta però voglio direttamente entrare. Entriamo a casa sua. Senti, ciao, piacere. Scus, non sei la persona che stavo aspettando. Ti devo dire una... Aspetta, persona che stavi aspettando. Che intendi? A chi stai aspettando? Per favore, vai. Ascolta, voglio parlarti della ragazza con cui stavi parlando prima. C'è una cosa importante. Il suo fidanzato. Beh, dopo possiamo conoscerci tutto, ma per ora, per favore, non posso. Non conosco nessuna ragazza. Come non conosci nessuna ragazza? È la tipa con cui stavi prima? Vai via, non farmelo ripetere. Scusami, la ragazza con cui stavi prima è la fidanzata. Ovviamente. Ovviamente. Io pure che mi aspettavo che non fossi bannata. Ecco, cosa ci fa un cavolo sotto lo spawn? Vabbè, non importa. Ecco, siamo stati bannati per una seconda volta. Anzi, terza volta. Per fortuna Pinky sta sempre fuori e in qualche modo sicuramente ci farà subito rientrare in casa. Però qual era fra tutte le case che sono stata bannata? Ma aspetta, Pinky, quella tipa lì, quella tipa lì non è la tipa iniziale? Quella del con cui il fidanzato iniziale stava tradendo? Oddio, sì. Tecnicamente dovrebbe bannare anche lei a sto punto, no? No, sta entrando tranquillamente. Ciao amore. Ragazzi, ma cosa cavolo sta succedendo? Ma con quante persone stanno queste qui? Ma? Senti Pinky, entriamo dal retro, spieghiamo dalla finestra grande. Anche perché non ci stanno vedendo. Cosa mi stai dicendo? È uno scandalo. È un'unione fra un sandalo e uno scandalo praticamente. Ok, siamo riusciti a rientrare con il lettino eccetera eccetera. Ed eccoci qua che ci siamo nascosti dentro il camino. Vediamo cosa fanno questi adesso. Quanto mi mancava qualcosa, non voglio saperlo. Perché ormai sono completamente scioccata. Io non ce la faccio più con i giocatori di Brooklyn. Mi faranno venire un esaurimento nervoso. Mi mancava tanto baciarti. Ma scusami tizia, tu hai baciato prima un ragazzo fidanzato e tu tizio hai baciato la ragazza di questo tipo fidanzato che è il tuo migliore amico e lo stai baciando adesso la tipa con cui il tuo migliore amico, fra cui il fidanzato della tipa che ti sei baciata prima. Non lo so, non sto capendo più niente di cosa sta succedendo. Stanno tutti insieme, non capisco. Senti, come va per la sorpresa per Marco? Ma che sorpresa? La sorpresa è che gli bacia la fidanzata e la sorpresa che gli hai fatto tu è che baci il fidanzato. Oh, tutto bene. Vabbè, se lo dite voi. Beh, abbiamo appena finito la prima parte del video. Sì, sì, la prima parte del video era loro due che si baciavano in diretta live. Tuttavia ci vorrà ancora molto. Credo qualche mese. Vabbè, cos'è? Un film. Quando è il compleanno di questo? La festa, il compleanno di questo tipo, scusate. Ma il suo compleanno è domani. Volete una mano? Ecco. No, no, assolutamente, stai tranquilla. Ci pensiamo tutti noi. Tu invece cosa hai fatto? Diglielo cosa hai fatto con Marco. Sì, sì. Vi giuro, non so per chi ti fare, perché fanno tutti schifo praticamente in questa storia. Vedi, lo stavo intrattenendo. Ah, ok. Voleva andare dalla sua ragazza e quindi me lo sono dovuto tenere. In che senso, scusa? Una vera scocciatura. Ma sta sei baciata? Ma che cosa stai dicendo? Non fa altro che parlare di lei. Bleh, vabbè, ok. Sapete cosa? Sono stanca di questa storia. Io devo far riunire tutti, metterli in un punto e fargli capire che cosa caspita sta succedendo. Cioè, questi qua devono
devono parlarsi, perché non possono farsi tutti le corna a vicenda. Sì, anche Sofia fa la stessa cosa, non è possibile. No, non è vera sta cosa, si stanno di nuovo baciando. Inquietante, inquietante questa roba. Picchi, dobbiamo cercare di farci, di farli, insomma, venire tutti, ok? Nello stesso punto. Ormai sei scesa, quindi direi di andare lì a scrivere un attimo un messaggio. Con Pinky abbiamo avuto l'idea di scrivere a tutti delle lettere e digli di vederci assolutamente al centro. Vediamoci al centro. Dobbiamo parlare di tutto, tutti i tradimenti che stanno succedendo. Ok, mandiamo la lettera. Bene, la lettera è stata inviata e adesso, ragazzi, andiamo al centro per scoprire se questi qua verranno e si incontreranno tutti per la verità. Sono venuti qua tutto al centro e ho raccontato a tutti quello che ho visto è successo ed è il fatto che ho registrato. Quindi se vogliono scrivermi, vogliono delle conferme, mando tutto via Discord, Telegram, quello che volete. Io non so, ragazzi, qual è il vostro problema, ma dovete parlare, ok? Se non vi trovate bene con le coppie in cui state adesso, parlatene invece di farvi le corna su Brooke Heaven. Per favore, che è un po' imbarazzante, cringe e mamma mia, un po' soffocante. Wow, davvero? Amore, me lo dovevi dire prima. Ma non fare l'offeso che anche tu gli hai messo le corna a lei. Scusami. Pure tu, amore, potevamo risolvere tutto prima. Ragazzi, a me sembra assurda questa conversazione. Già, possiamo ora prendere una decisione tutti insieme, perlomeno. Oddio, cosa vuol dire questa decisione tutti insieme perlomeno? Beh, allora Marco e Sofia si amano, ma amano anche noi. Quindi ci mettiamo tutti insieme. Cosa sto leggendo? Vabbè, se siete contenti voi. Oh, bella fra! Ci sto un botto. Pinky, io pensavo che si mettessero a litigare, non che tutti stessero insieme adesso. Però meglio così a sto punto. Ma sai cosa ho imparato con questo video? Che, amo, cosa sto leggendo? Lascia stare. Ormai sappiamo quanto è stato Brooke Heaven. Ma sai cosa ho imparato con questo video? Per favore andiamocene. Non solo che ce ne andiamo, ma che meglio non farsi gli affari propri. Soprattutto se vedete le case bannate, evitate. Guarda, vi risparmiate dei problemi mentali. Però almeno sono contenta che hanno risolto questa cosa senza litigare e staranno tutti insieme. Però sono stati lo stesso perché si sono fatti tutti le corna a vicenda. Io non ti accompagnerò più in un video. Mamma mia, la gente è pazza.